Il mercato in Italia dell'IT è abbastanza particolare. Se noi guardiamo all'ondata di server virtualization, quindi della virtualizzazione dei server che si è visto negli ultimi anni, addirittura è stato per VMware, per esempio, il mercato di riferimento nel corso degli ultimi anni. Una country che ha avuto dei numeri molto superiori a quello che ci si poteva aspettare, addirittura superiori a paesi come la Francia o la Germania, eccetera, dove di solito gli investimenti IT sono superiori. Quindi un mercato che ha accolto la virtualizzazione in maniera estremamente positiva, forse proprio perché è un mercato che ha capito da subito quali potevano essere i benefici in termini di ritorni sugli investimenti, in termini di flessibilità, in termini di riduzione dei costi. Ovviamente lo storage è un problema principale perché è un mercato che invece è rimasto legato a dei modelli tradizionali, per cui qualunque tipologia di aziende, da quelle piccole, dallo small e medium business fino alle aziende grandi, enterprise, hanno ormai diverse tipologie di storage, diverse generazioni, pezzi di ferro che hanno comprato in momenti diversi e che devono in qualche modo cercare di sfruttare per tutto il loro ciclo di vita e di far interagire poi tra di loro. Per cui lo storage è senza dubbio una delle criticità oggi più evidenti in qualunque progetto di virtualizzazione dove ormai i requisiti di spazio continuano a crescere, per esempio se vogliamo parlare di VDI, di Desktop Virtualization, uno dei primi warning che vengono messi è proprio su quanto storage ho bisogno per poter creare un ambiente di desktop virtualizzati, ma parlando anche di qualche decina, fino a un centinaio di utenti, non per forza aziende particolarmente grandi. Quindi la voce di costo dello storage comincia a diventare rilevante e incomincia a diventare interessante per le aziende un discorso come quello offerto da Datacore di virtualizzazione dello storage, quindi offrire qualcosa di diverso, cioè dire guarda, quello che ho fatto finora ha dato dei risultati che posso già prevedere, quindi so qual è il modello che seguirò, forse cerchiamo di trovare una soluzione alternativa che magari riesce a scardinare questi meccanismi. Sun Symphony V è l'ultima release del software di Datacore per la virtualizzazione dello storage ed è sicuramente oggi il prodotto più evoluto e avanzato presente sul mercato per la virtualizzazione dello storage. Credo che non esista nessun'altra soluzione, nessun altro competitor in grado di offrire la stessa facilità e la stessa semplicità di gestione dello storage e delle performance allo stesso livello di quelle offerte da Sun Symphony V, che sono probabilmente le più alte oggi presenti sul mercato. E allo stesso tempo di garantire anche la continuità operativa e la protezione dei dati, che è uno dei principali concern, principali interrogativi che si stanno ponendo gli IT manager oggi. Un partner che volesse oggi diventare rivenditore di Datacore, basta semplicemente che contatti il nostro distributore, andando sul sito di Datacore si trova l'elenco dei distributori ed è molto semplice, non chiediamo, essendo un mercato comunque in fase di sviluppo, particolari requisiti, eccetera. Ovvio che poi ci sono diversi livelli di partnership, quindi normale, silver, gold, quindi magari con dei requisiti di certificazione, che possono intervenire successivamente, ma semplicemente chiamando il distributore viene si è già immediatamente il giorno successivo in grado di offrire e vendere ai propri utenti i prodotti Datacore. Basta sempre sul sito corporate.datacore.com, c'è anche una pagina dedicata ai clienti italiani, quindi basta selezionare nel menu Italia e automaticamente esce un elenco di rivenditori già certificati o di distributori a cui comunque anche gli utenti finali possono chiedere informazioni. E dovrebbero esserci anche i miei riferimenti, quindi eventualmente anche scrivere direttamente a me e poi ci penso io a gestire tutto quanto.